l'antagonismo. Allora, io direi di passare subito la parola all'avvocato Raffaele Patano, referente del gruppo lavoro su riforma Firenze dell'organismo congressuale forense. Prego. Grazie. Sono da meglio, lo sento un po', ringrazio tutti, un caso presente all'ordine. Ci sono stati già gli interventi di saluto che, dal mio punto di vista, hanno già dimostrato che abbiamo visto bene. Ben venga, mi dispiace che sia andato via, quindi sia andato via il Presidente del Consiglio distrettuale di Città. Perché quello che ha detto è esattamente quello che ci aspettavamo. Giovanni Manconico dirà certamente sicuramente di più in ordine a quello che è il procedimento che abbiamo fatto. E qui io non devo replicare alle osservazioni che sono state fatte, perché il senso, lo scopo, la funzione di questa nostra consultazione è quello di ascoltare gli altri, di capire se la legge professionale meriti di essere riformata, meriti di essere emendata, meriti di essere cancellata, perché forse un ordinamento professionale astrattamente per come è concepito nel nostro paese non è più necessario. Capirei adesso perfettamente che questa è una provocazione, è una provocazione alla riflessione, è una provocazione per dire alla fine di questo tempo che siccome viviamo in Italia sarà un percorso difficilissimo, che non è detto che si confida, anche se dovessimo ritenere noi avvocati, tutti gli avvocati, la maggior parte degli avvocati, dovessimo ritenere che una modifica o una riforma non è detto che questo è un fatto. Sembra che si sente con la mano. Sapete tutti, sicuramente più giovani di me, però con i capelli bianchi, ricorderanno che il percorso della legge professionale, dopo il suo è stato un percorso lunghissimo. E in questa legge professionale, mi dispiace che il Presidente della Funzione Distrettuale di Scimica, se non veglia che adesso, ovviamente non sto più seguendo nulla di quello che avevo pensato di sentire come traccia, perché diciamo occasione e propizia per fare delle riflessioni informali, però non si sentirete, mi perdonerete se alla fine non è una relazione ma un intervento istituzionale. Dicevo, e le tracce di quel procedimento di formazione, di quella legge professionale, le troviamo. Si saranno resi conto gli amici dei consigli distrettuali di Scimica che per esempio all'interno della legge, che parlo del procedimento disciplinare, c'è una di quelle criticità che noi abbiamo segnalato, sulla quale sono convinto tutti saranno d'accordo, sulle quali si dovrà intervenire, che è nel momento in cui per avere ad un consiglio dell'ordine, e i presidenti lo sanno perfettamente, un esposto, anche un esposto secondo la interpretazione di taluni, io ho un'opinione parzialmente diversa, non è importante in questo modo, un esposto infondato nei confronti di un iscritto, bisogna notarlo nel suo fascicolo personale, nell'anagrafe di quel collega, e bisogna trasmettere delle contro decisioni l'esposto al consiglio distrettuale di Scimica. Anche se folle, anche se come dice qualcuno, è un fatto impossibile, classico reato impossibile. Ma quali sono le conseguenze che derivano da questa apparente, che lo ricordo ai più giovani, precedentemente non esisteva, perché chi ha composto il Consiglio dell'Ordine sa che il divieto di cancellazione dall'altro connesso alla presentazione di un esposto era legato non alla presentazione di un esposto ma all'apertura del procedimento disciplinare. Apertura del procedimento disciplinare che ieri avveniva con una delibera del Consiglio dell'Ordine, assolutamente in tal senso. Quali sono le conseguenze? Divieto di cancellazione, ma ne vogliamo ricordare un'altra. Notifica e prove. L'autorizzazione, al di là che oggi notifica non ciò che penso perché non abbiamo bisogno dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, ma l'autorizzazione alla notifica presuppone il procedimento,
per certi versi, non la vuole fare. Bene, perché o parliamo di cose concrete, oppure accidiamo, facciamo una passeggiata in giro. Bene, conseguenza, quello che ho tentato per fare. All'indomani delle mie dimissioni da Presidente del Consiglio dell'Ordine di Lecce, aprile 2016, ricevo un'esecuzione. Per avere, in qualità di Presidente del Consiglio, archiviato un esposto in gruppo di un collega. Questa era la contestazione, come se la mia fosse una delibera individuale, una delibera collegiale. Ma non è importante, questa è mia. Collegato anche ad un esposto, l'esposto penale archiviato per un anno, parliamo del 2016. Sapete quando è stato archiviato? 3 giorni fa. Dal Consiglio distrettuale di, nel caso di specie, città, non legge, perché io all'epoca ero componente della Consiglio del Consiglio. Allora, quando parliamo di questi problemi, quando parliamo, perché sia chiaro a tutti, io non credo, perché dobbiamo ascoltare, però voglio chiarire soltanto una cosa, non abbiamo pensato, non abbiamo immaginato che i consigli distrettuali di disciplina debbano essere cancellati. Tutt'altro. Ci sono problematiche relative ai costi, relative alle organizzazioni, e le abbiamo indicate alcune di queste, riguardo al numero dei componenti, che sono diversi secondo le sedi e secondo le situazioni. Abbiamo detto però che questa è un'esigenza, se non ragioniamo, perché nessuno vuole minimamente incidere sul potere disciplinare sottratto, sapete la ipotesi, fortunata è quella della eventuale proposta di archiviazione direttamente proveniente da parte del Consiglio dell'Ordine, che poi ci richiede di poter archiviare, di dover archiviare, archiviare, aprirà il procedimento di scelta. Quindi anche la necessità di individuare esattamente il momento in cui il procedimento disciplinare si potrebbe. Mi sono soffermato un po' di più su questo dato, dato marginale, da qui devono emergere e sono cominciate ad emergere, io spero che emerga nei successivi incontri verrà fatto, perché al di là di questo evento, a livello distrettuale, vero lo quale è vista un'altra con i delegati, in cui si spera di poter portare in modo organico quel patrimonio di conoscenza, quel patrimonio di esperienza, non perché nessuno può pensare astrattamente di sapere ciò che fa e ciò che non fa, soltanto l'applicazione pratica che ci mostra, che ci spiega su che cosa dobbiamo eventualmente intervenire. Ed è questo quindi quello che sicuramente andrebbe. Ma ancora un'altra considerazione. Regio decreto è Regio decreto una legge, perché quello di cui avevamo paura era il Regio decreto, perché all'epoca ancora non c'era la Repubblica, no, ma era una legge. Pensavo in certi momenti che quel provvedimento legislativo fosse anzi migliore, ma non è importante oggi guardarsi indietro, perché spesso ci continuiamo a guardare indietro, dobbiamo guardare avanti. Nel 1933, per raggiungere la legge, l'Eura, ci volevano 4 ore, oggi con la superstrada ci vogliono 3. Nel 1933 la macchina da scrivere elettrica non esisteva. I tempi di mutamento della nostra società, l'intervento della tecnologia è stato tumultuoso, grandissimo, in questi ultimi possibili dettagli, ma certamente dal 1933 fino a 30 anni fa questi cambiamenti non erano più. Quindi non c'è niente di incredibile di immaginare che una legge, anche solo 7 o 10 anni, dopo 8 anni, si possa pensare di modificarlo. E non è perché? Io non sono, non mi ascrivo alla categoria dei soggetti che ritiene che le leggi vanno modificate con questo strumento, e se potessi fare un appello ai vostri colleghi ci direi che
parlare calmi calmi, soprattutto quando intervengono sul codice di diritto, quando il codice di diritto viene modificato, ci potrebbero 10 anni, dove c'è strumentare la mattina, ci troviamo invece a dover affrontare modifiche e successive. Ma non c'è dubbio che la nostra legge professionale abbia visto, sia nata come legge, come piano piano attuava ogni regolamento attuativo, regolamenti attuativi alla nostra esperienza di tutti quanti noi, e in questi anni ha creato un fortissimo contenzioso. E non mi riferisco naturalmente soltanto ai problemi delle rappresentanze, problemi delle rappresentanze sulle quali nella nostra provocazione, perché io direi a domani rappresentanze, dobbiamo pensare qual è sarà il modo di eleggere le nostre rappresentanze, il modo di sviluppare questa la parte del mio cuore. Ho l'occasione di giocare, mi collegherò con il livello di pensamento. Abbiamo individuato come necessità quella della sezione disciplinare delle funzioni di concorrenza. È una parte sicuramente inattuata, o una parte che deve trovare attenzione, e abbiamo pensato che tra le possibili soluzioni sia quella di un'elezione separata del Consiglio Nazionale Forense e sezione disciplinare attraverso la elezione di secondo grado come quella prevista attualmente con da parte dell'ordine che eleggono i componenti della sezione disciplinare. E invece abbiamo pensato, ma ripeto, tante sono le opzioni possibili, una elezione delle funzioni della concorrenza diretta da parte degli iscritti sulla base del dossier utilizzato per l'elezione delegata. Sono soluzioni possibili, se ne possono pensare degli altri, si può valutare come. Per i corsi del mondo tante sono le opzioni possibili, anche sulla parte anche la data troppo le scelte abbiamo fatto una riflessione e lasciamo, dicevo, quindi che ci dà il prossimo noi pensiamo che una legge professionale dovrebbe pensare l'avvocato, la società di solito, essenzialmente. Perché pensare di rimanere a casa, di riguardarsi, di accartocciarsi sul passato nella convinzione che ieri era vero. Poi ci trova oggi, e la domanda che dobbiamo, sulla quale dobbiamo dare risposta è la seguente: ci troviamo oggi di fronte alla notizia, la vera notizia del giorno. Sotto forma studio professionale, costituito sotto forma di SPA, da due importanti studi professionali, conosciuto, l'avete detto tutte, e per tutta l'età, metta però qualche piccolo commento. Studio La Scala e studio NCTM, con la partecipazione di tutti. E l'attuazione di quella norma voluta nel 2017 che andò a modificare la legge professionale, stiamo parlando di modifiche, e di emendamenti alla legge professionale, che ha attuato la riforma ha previsto la possibilità della costruzione tra le altre delle società di capitali, ma la particolarità tra professionisti anche con professionisti non erano, dove siccome non c'è un limite, i professionisti non avvocati possono essere anche prevalenti. Riflettiamo su queste cose, su questa riflessione al nostro fatto, e non tutti si sono fermati a riflettere su che cosa significa una cosa del genere. Dicevo, interessanti gli obiettivi, e vi dico per come la stampa li ha ricordato. Una rovescio tra un'impresa leader nei servizi finanziari, che è una grande banca italiana, sono moderate in Europa, non sono paesi che si
e di una società paritetica tra avvocati, da considerare il player della consulenza legale. I tre partner convengono che il matrimonio incontra l'esigenza di un credito di gestire con innovazione ed eccellenza la peculiarità di specifiche aree legali di interesse del gruppo passato. Con una soluzione che passa dalla scelta migliore per assicurare il massimo livello di qualità nel servizio, innovazione, di processi e efficienza. Di fatto sono state poste le premesse di un processo imponente di concentrazione ma non credo che sia per nessuno. Cosa significa un'iniziativa di questo genere? E cosa significa per essere la prima iniziativa alla quale probabilmente ne seguiranno altri? Si sperimenterà un nuovo modo di proposta al cliente, superando il concetto di concorrenza per orientarsi sull'integrazione del servizio e investimenti nella gestione del contenzioso massivo pagamento, soprattutto quello di risparmio. Da un certo punto di vista potremmo dire che quelli che lavoravano pensando di lavorare con istituti bancari hanno smesso di lavorare. C'è un graduale allargamento verso consulenza da rete, che ovviamente non è stato contrattualistica, e tutte le nuove esigenze che le banche dovranno punteggiare sulla di quell'apertura a nuovi partner. Insomma, l'apertura a nuovi partner e a partner clienti, cercando una concentrazione che vale dello driver, dell'organizzazione che vale dell'investitore. Consentitemi di leggere perché credo che sia più semplice trasmettere quello che è il senso delle mie cose. La svolta era stata in un certo senso preannunciata da altre operazioni degli ultimi 2 anni. Abbiamo visto spesso la scala di esplorare nuove frasi. Dalla consulenza esterna sulla realtà di studio che era affidata a campo a PNG, io immagino che voi abbiate avuto occasione in passato di leggere questa cosa. Ma io le ho lette. Io avevo notizia di questo processo, diciamo così, che era in atto e ricordo a me stesso, non so se voi avete avuto occasione, tu forse Antonella avrei sentito dire, che alcuni importanti studi nelle loro previsioni, ma già 3-4 anni fa, dissero abbiamo deciso di sbarcare sul contenzioso. Erano quegli studi che fino a qualche anno fa noi vedevamo da lontano, che si occupavano delle grandi fusioni, delle missioni di prodotti finanziari e così via. E oggi si occupano attraverso studi strutturati a livello nazionale in più sedi di contenzione. La svolta era stata in un certo senso preannunciata altre operazioni, certo. Con società di servizio, certo, recente, legato alla NPL, si chiama, vero, credi di quello ha determinato un'accelerazione. Per integrare l'offerta dello studio invece di incorrere le proposte di altri player, ma nasce un polo societario professionale delle dimensioni di Unicredit, Uniculegal, va molto oltre il semplice allargamento dell'offerta di servizio, per una serie di considerazioni. A partire dal ruolo del socio finanziatore, cominciamo a pensare, in fondo ha soltanto 9% del momento di credito. Per il momento. Principale cliente dello studio, e su questo, quest'oggi c'è una dichiarazione, se avete letta, del presidente Mascherini che dice forse è necessario che venga espressamente vietato qualcosa di diverso. E prima ancora di partner con la ripercussione con l'economia di scala soprattutto in termini di costi dell'innovazione, ma non c'è soltanto questo. Ci sono, se fate un'osservazione della realtà, perché noi avvocati siamo ancora sul compito di occupare il corpo dei nostri problemi quotidiani e poi una riflessione un po' più ampia spesso non la facciamo. Avete mai sentito parlare di società tra avvocati e è una piattaforma che diciamo, potrebbe servire per gli avvocati, dovrebbe offrire servizi agli avvocati, una recente prospettazione, dovrebbe fare la postazione elettronica, si partecipa a una sorta di capitale aperto, forse volesse partecipare, o c'è una sorta di partecipazione cittadina. Ci sono le società tra avvocati che delocalizzano, avete sentito parlare di questo,
che determinate altre attività che non fossero in passo ed era più semplice in fondo le diligenze che talvolta è una parte della città che viene svolta tutta questa presenza lì, cioè a distanza è qualche cosa di cui, sulla quale ci siamo fermati a riflettere bene. E poi accanto a questo c'è l'algoritmo, l'innovazione tecnologica che in Spagna garantisce la difesa d'ufficio, su questo noi abbiamo il nostro Giovanni Manconio che è un maestro, poi parte con i dati, schemi progettuali dell'informatica che modificano il servizio legale, offrendo ai clienti ad esempio un processo di gestione dei sinistri che consente di mitigare gli effetti negativi dei comportamenti fraudolenti o di indennizzo. Questa è in realtà, non stiamo parlando di fantasia. Ma tutto questo, potrei continuare, ma visto che ho spazio, ho toccato sotto il tavolo, poi via alla conclusione. Non è una bella cosa questa cosa. Questo è impressione, diciamo, si pensa. Pensiamo che il problema non ci riguarda e che non riguarda la legge professionale, quello di cui abbiamo parlato in questo momento. Pensate ancora sulla logica dello studio individuale, come fa? O al più pensata sulla logica dell'associazione professionale tra professionisti. Ma oggi l'associazione tra professionisti non va bene, a fronte di investimenti tecnologici assolutamente rilevanti, non è possibile pensare. E la società digitale ha una logica, che è la logica del profitto, che è una logica totalmente diversa da quella del professionista. È possibile ritenere che in un contesto di tale concentrazione di mercato la legge del 2012 possa soddisfare le esigenze del mercato e che non sia necessario intervenire per porre delle regole? Per esempio, pensiamo che l'organizzazione del lavoro di queste nuove forme non incida sulla formazione professionale e sulla raccolta dei crediti della forma attualmente destinata alla legge professionale del regolamento del CNE. Siamo d'accordo, la formazione professionale è uno degli argomenti che abbiamo scritto, abbiamo parlato di un sistema premiale, non ci interessa, io qui sono questa sera sinceramente, come devo dire, meravigliato nel senso positivo per l'attenzione che mi sembra che state ponendo in queste nostre riflessioni. Una pratica attenta, una pratica che non è fuori, come invece accade in molti altri settori, si firma e si fa fuori, non fuori. Ma devo dire che questa sera ma è una realtà, perché di regola questa è problematica. Quindi certamente quel sistema dobbiamo superare e certamente la formazione non potrà prescindere da qualsiasi tipo di avvocato vogliamo per il futuro, o pensiamo che la società ci richieda, perché poi alla fine non si scarica. Se riusciremo a dare l'avvocato di cui la società ha bisogno, la società civile ha bisogno, lavoreremo, ma se non riusciremo a darlo, poi interessa un prodotto messo in commercio che la società volete, ma dici. Pensiamo che non incida sulla forma, sulla natura e sulla regolamentazione dei rapporti all'interno dello studio professionale, ma proprio committenza di cui parliamo e che è un problema reale, è un problema sul quale tanti si stanno affannando, avrà naturalmente una diversa regolamentazione in questo contesto. Pensiamo che non sia destinata ad incidere sulla interpretazione del sistema deontologico e conseguentemente sulla regola deontologica. Ma dico, come facciamo a non pensare che una queste diverse forme che provate ad immaginare quando se dovessero prendere un piede e dovessero riguardare un certo vantaggio sulla seconda, le grandi imprese che già vengono concentrate e poi la fantasia può aggiungere altro, non c'è dubbio, che andrà a declinare diversamente i concetti di autonomia e di indipendenza che sono, diciamo, forse la base portante del nostro sistema. Non dico solo per ciò che è etico, parliamo di questo. Poi parliamo anche di norma deontologica violata, se in riferimento a questa situazione. E siamo veramente convinti che il cliente Unicredit di quel
società di cui è socio non vada a decidere sull'autonomia e l'indipendenza. Pensiamo che questi tumultuosi cambiamenti non debbano portare a sfida una nuova etica della professione? Io penso proprio di sì. E potrei continuare, ma il senso è questo. Non di prendere posizione a favore di uno o dell'altro. Io rientro tra quelle persone che piano piano si è convinta che i processi non saranno. Il progresso non si arresta, bisogna, se si ha la capacità, regolare, eventualmente incentivare o provare a disincentivare, ma non si può pensare di avanzare con un fiume in piena. E il progresso, il cambiamento è un punto. Io volevo dire molto altro, non credo di dover confermare quello che ho detto, quindi vado a concludere anche perché sono convinto che avremo occasione di trovarci, di sentirci, di riparlare, perché la provocazione è non fare un elenco di cose che vanno o che non vanno, e di riflettere su quello che emergerà, su quello che ci porterete, su quello che vi proponiamo in quel momento di riflessione. Ma e questo deve venire con l'aiuto di tutti. Con l'aiuto di tutti. Dice Giovanni Marconi, poi veramente concludo, che il giurista deve progettare il cambiamento e porre i paletti in tutti i fasi sviluppati. E probabilmente ha ragione. Giovanni Marconi che conosce e che sicuramente è la miglior persona possibile in questo momento di tumultuosi cambiamenti perché possa guidare la propria vita a una apertura a un orizzonte che va ben al di là dell'orizzonte di tutti noi. Nel contempo però bisogna sforzarsi, perché bisogna essere consapevoli che il mondo di lavoro è cambiato, come facciamo noi? Dei servizi che vengono richiesti sono totalmente diversi. Ma quanti voi qualche anno fa facevano soltanto evocazione? Ma adesso la professione su soltanto evocazione studerà magari che qualche presente, sono tutti più giovani, riusciamo. Io ho cominciato come attività studiatoria facendo consulenza per l'associazione di piccoli proprietari di case. Era un'associazione di locatori. Facevo soltanto evocazione, consulenza in materia di evocazione. La legge sulle infanzie nel 1978 è andata come voce, questione di vocazione. Certamente con tanto non mi vengono chiesti di più e cambiati, come su internet. Perché appunto con quegli algoritmi ormai, se vai alla storia, ti propongono strumenti di contrattuale a modo più avanzati si trasfa, che bisognerebbe poi provare comunque ad adattarlo. E la tecnologia in questo senso l'ha aiutato. Ma la tecnologia che sembra inavvicinabile, probabilmente è alla nostra portata. Però una cosa dobbiamo fare, una cosa dobbiamo essere, dobbiamo appropriarci degli strumenti, dobbiamo appropriarci del sapere. Io non credo che l'intelligenza superficiale e artificiale possa mai soppiantare l'intelligenza umana, ma bisogna con la conoscenza, con l'approfondimento. Questi nuovi, anche di questi nuovi strumenti, pensare di governare questo. E mi siamo sentiti con un piccolo algoritmo. Ho detto, dopo il gol, un po' di qualcosa, la dovevo. È necessario che io non faccio la tua parte. Scoppia un incendio nella foresta, non so se dove l'ho detto. Tutti gli animali fuggono terrorizzati. Il leone vede un colibrì che vuole in direzione opposta. Dove vai? C'è un incendio. Il colibrì va da un lato e raccoglie l'acqua nel becco da gettare sul fuoco. Il leone, ma è assurdo, non te lo spegnerai per quarto voce. Il colibrì, io faccio una parte. Quella del colibrì è una lezione importante. Ciascuno nel mondo e nella storia ha la sua pasta. Se si rifiuta rimane un vuoto che nessun altro può. Un po' come accade in mosaico. Come una testa la caduta rende imperfetto il disegno globale. Se per egoismo o vedo vivere,
o inerzia che chiude il proprio impegno, il vuoto si allarga, il palato si sprofonda. Grazie per l'attenzione.